Ultima domanda, anche il grafico di questa funzione, che è molto simile alla precedente, in questo intervallo di valori, se replicato varie volte, può rappresentare il profilo di una pedana adatta ad essere percorsa da una bicicletta con ruote particolari aventi la forma di un poligono regolare. Individua qual è questo poligono regolare. La nuova funzione la chiamo hx, è praticamente identica a f di x, tranne che per l'intercetta. Infatti l'intercetta di f era radice di 2, questa è 2 su radice di 3, ma per il resto meno gx rimane la stessa. Questo vuol dire che il profilo di hx è identico a quello di meno gx, che abbiamo visto anche all'inizio, cambia soltanto l'entità della traslazione in alto. Mentre la f di x era stata traslata in alto di un valore maggiore e intersecava l'asse y in radice di 2 meno 1, che è circa 0,4, invece la h di x viene traslata meno e interseca l'asse y in 2 radice di 3 meno 1, che è circa 0,2, che è circa metà dell'intercetta della f. Quindi, essendo più bassa della f, interseca l'asse x in due punti più ravvicinati, più e meno b. Andiamo a cercarli ponendo hx uguale a 0, quindi gx uguale a 2 su radice di 3. Gx era questa espressione. Di nuovo procediamo come avevamo fatto all'inizio, ponendo e alla x uguale a t. Equazione di secondo grado risolta, si trovano i due valori più radice, cioè radice di 3 e 1 su radice di 3, che possiamo anche chiamare t12 segnati e scriverli come radice di 3 alla più o meno 1. Questo è il valore, sono i valori di t, quindi di e alla x. Perciò i valori di x sono i logaritmi di questi radice di 3 alla più o meno 1. Più o meno va davanti al logaritmo e quindi abbiamo più o meno il logaritmo di radice di 3. Questi sono i punti più o meno b e infatti sono anche i punti gli estremi dell'intervallo che ci dà il testo del problema, che infatti ci dice che b vale logaritmo naturale di 3 diviso 2, quindi un mezzo logaritmo di 3, logaritmo di radice di 3. Ecco qua infatti b e questo valore è circa 0,55. 2b, 1 e 1. Quindi vediamo che questo intervallo, meno bb, è più stretto di meno aa, perché ricordiamo che a e meno a era circa più o meno 0,88, questo è circa 0,55. Ora che abbiamo capito il senso di questi valori b dati dal problema e come è fatta questa pedana, che è un po' più bassa di quella di prima e un po' più stretta, con intervalli più brevi, andiamo a vedere a quale poligono regolare si adatta. In particolare vado a calcolare la pendenza, l'inclinazione del profilo in più o meno b, calcolando la derivata di h in più o meno b, ma la derivata di h è uguale alla derivata di f, perché la f e la h erano la stessa funzione con diversa traslazione. Quindi è la stessa espressione di prima, funzione dispari. Andiamo a calcolarla in b, otteniamo e alla b meno e alla meno b, e alla b è e al logaritmo di radice di 3, cioè radice di 3, e alla meno b è l'inverso, il reciproco, quindi 1 su radice di 3. Perciò andando a sostituire radice di 3 e 1 su radice di 3 otteniamo che la derivata in b, praticamente in b da destra, è meno 1 su radice di 3, una derivata giustamente negativa, e non è meno 1 come era invece la derivata della f, cioè la f arrivava all'asse x con pendenza 45 gradi. Qui la pendenza sarà di meno, vedremo che sarà di 30 gradi. La pendenza invece nel punto meno b, cioè qua, per via della disparità della funzione h, cioè h', la derivata h', è più 1 su radice 3, cioè l'opposto di questa. Questo vuol dire che è positiva, è uguale opposta alla derivata invece in più b. E ci chiediamo qual è l'angolo beta che ha per tangente 1 su radice di 3, ragionando per adesso nel punto meno b. Infatti noi sappiamo che 1 su radice di 3 è la derivata, ma è anche la tangente di questo angolo beta. Quindi beta è l'arco tangente di 1 su radice di 3, è pi greco sesti 30 gradi. Infatti pi greco sesti è quell'angolo che ha seno 1 mezzo, coseno radice di 3 su 2, quindi il rapporto seno-coseno alla tangente fa proprio 1 su radice di 3. Allora, qui abbiamo scoperto che beta è 30 gradi, anche questo è un angolo di 30 gradi,
Quindi quando noi andiamo a disegnare le due inclinazioni nel punto angoloso, otteniamo un angolo complessivo di 120 gradi. Infatti questo è 30 e anche questo, questi sono da 60. 120 gradi vuol dire che lì si deve infilare perfettamente un poligono regolare che ha angolo al vertice di 120 gradi e si tratta di un esagono.